Certamente la battaglia per gli Stati Uniti d'Europa, non per l'Europa confederale, per gli Stati Uniti d'Europa è stata una delle grandi battaglie di Marco Pannella, che in questo aveva raccolto il segnale e l'eredità di Altiero Spinelli. Ma questa battaglia, io credo che se noi vogliamo fare un discorso un po' d'insieme su Marco Pannella, che è difficilissimo fare in pochi minuti perché è una personalità estremamente complessa, ricca. Per parlare di Marco Pannella, in realtà bisogna parlare dell'intera politica italiana di un cinquantennio, di un sessantennio. Ma la chiave di fondo, forse, del discorso anche sugli Stati Uniti d'Europa è la battaglia di fondo di Pannella per la democrazia, per le regole, per il diritto, che in Europa ormai lo Stato nazionale non è più in grado di garantire, e per difendere i quali occorre la nascita di di una vera Europa, di un'Europa federale. Ma io vorrei tornare, appunto, forse su quello che mi sembra il senso di fondo del messaggio della battaglia di Pannella. Io credo che se dovessimo riassumere, il senso della battaglia di Pannella, della vita di Pannella, è stata quella di un impegno e di una lotta con tutte le sue forze per difendere e affermare la nobiltà della politica, per far riconoscere, per conquistare una trasformazione, una crescita della politica come luogo della città, dei cittadini, delle istituzioni. Pannella è stato un personaggio singolarissimo, un rivoluzionario, era sicuramente un rivoluzionario. Un rivoluzionario disposto con la non violenza, in contrapposizione ai rivoluzionari violenti. Ricordiamo quanto è pesato nella storia d'Italia di questi decenni la violenza come candidatura rivoluzionaria, alla quale Marco Pannella ha contrapposto la non violenza come fattore rivoluzionario, ma quindi una non violenza che portava anche a sfidare la legge. Quando rispetto alla legge ingiusta, Marco Pannella obiettava con la non violenza, con la disobbedienza non violenta alla legge, ma per ottenere il cambiamento della legge, non contro le istituzioni, ma per nobilitare le istituzioni. Cioè, una delle chiavi fondamentali dell'azione di Pannella è stata la battaglia per le istituzioni, da rivoluzionario. La sacralità delle istituzioni, perché? Perché le istituzioni sono la sede in cui il diritto delle persone può venire difeso. Può affermarsi. La certezza del diritto ha bisogno del funzionamento democratico delle istituzioni che rispettino e che non violino il diritto. E di fronte alla violazione del diritto delle persone, ma della certezza del diritto da parte delle istituzioni, Pannella si ribella alle istituzioni in nome delle istituzioni. Guardate, fra le tante battaglie non violente che Pannella ha condotto, anche con gli scioperi della sete, mettendo all'estremo a rischio la propria vita. Io ne voglio ricordare una. Potremmo ricordarne tante, quelle per il divorzio, quello per il diritto all'aborto, e via via le grandi battaglie che hanno suscitato consenso, popolarità nel paese. Ma quella che in questo momento mi viene in mente come la più emblematica è stato il suo lunghissimo sciopero della sete, che lo ha portato al gesto estremo di bere la propria urina in televisione, forse qualcuno lo ricorderà, per poter prolungare qualche ora questo sciopero della sete. Per che cosa? Per ottenere che il Parlamento, dopo 2 anni,
che non lo faceva rispettasse il proprio obbligo di completare i giudici della Corte Costituzionale. Manca, da 3 anni mancavano 2 o 3 giudici della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, quello che doveva essere il tempio delle istituzioni, era fuori legge. Questo per lui era intollerabile e ha condotto questa battaglia per ottenere, e l'ha ottenuto, che il Parlamento rientrasse nelle regole, che la Corte Costituzionale, che la Repubblica rientrasse nelle sue regole. In questo, ecco, se partiamo da qui, io potrei parlare ore e ore, e ovviamente non è il caso di farlo qua stasera, e se Pannella, a questa che lui viveva come la necessità di un rinnovamento, di una rigenerazione della politica, perché si potesse riconoscere che la politica è la più alta forma di civiltà, non è la cosa ignobile che è stata voluta descrivere, ma può essere, deve essere, il luogo della nobiltà della persona, del suo potersi esprimere e far valere e dialogare con le altre persone. E tutta la sua politica va letta in questo modo. Il suo, vedete, ecco, vi cito e poi smetto, perché potrei veramente andare avanti all'infinito. Quando lui, una delle sue grandi battaglie è stata quella contro lo sterminio per fame nel mondo. Alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, Pannella ha detto: qui noi sappiamo che ogni anno muoiono milioni e milioni di persone per fame. Che questo sterminio per fame può essere, se lo si vuole, interrotto. Aveva fatto di questo la centralità della sua battaglia politica e chiedeva una legge che lo Stato italiano stanziasse una cifra altissima per questo scopo, a questo scopo. E alla fine è riuscito a creare un consenso nel Parlamento fra amici ed avversari, tale per cui una legge di questo tipo è stata varata, la legge che aveva come primo firmatario il democristiano onorevole Flaminio Piccoli. Ma quando c'è arrivato e questa legge è stata approvata, che non era esattamente come lui la voleva, ma insomma, Pannella ha detto: no, questo non basta, non è questa, perché con quella battaglia, quello che Pannella cercava di fare era far prendere consapevolezza alla gente, all'opinione pubblica, alle classi politiche, della necessità che la politica facesse un salto, si assumesse le proprie responsabilità di fronte ai grandi problemi del mondo, a questo massimo problema dello sterminio per fame nel mondo. E con questa legge lui non c'era riuscito. Si rendeva conto che sì, aveva ottenuto un grosso stanziamento per la cooperazione italiana, ma non era questo, non c'era stato questo. Allora dice: no, questo. E ha sospeso questa battaglia da allora ha cominciato a meditare sulla necessità di dotarsi di uno strumento politico, un partito transnazionale del diritto e delle regole e della democrazia, che potesse lanciare questa battaglia a livello mondiale, perché solo in un paese solo non era sufficiente. Ecco, questo dà un'idea di quello che era il rapporto di Marco Pannella con la politica, e a partire dal quale credo che si potrebbe leggere tutta la sua biografia, una per una, le sue battaglie, il perché, il per come le ha fatte, le ha combattute, le ha vinte qualche volta e tante volte le ha perse. Mi fermo qui per ora.